Autostrada pericolosa, regione a confronto con Salvini. A Pesaro Villa Marina rinasce come residenza per anziani. Scogliere Sottomonte resta in lista d'attesa. Bollette del gas, a Pesaro le più salate delle marche. Formazione al lavoro, ciclo di incontri per indirizzare fondi europei. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, ben ritrovati al telegiornale del canale 80, notiziario di questo giovedì di 9 di febbraio che apriamo con la questione della criticità nell'autostrada A14 anche alla luce dell'incidente mortale dello scorso weekend nel quale, ricorderete, ha perso purtroppo la vita un padre con i suoi due figli. Oggi il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha ha incontrato il presidente della Regione Marche Francesca Quaroli e quello dell'Abruzzo Marco Marsiglio. Dall'incontro si è usciti con la condivisa intenzione di diminuire l'impatto dei cantieri su automobilisti e autotrasportatori, aumentando dove possibile i lavori nell'autostrada 14 in orari notturni e differenziando gli interventi. Ed ora ci spostiamo a Pesaro. La scorsa settimana ci siamo occupati dei dubbi sul futuro del complesso di Villa Marina nel Lungomare di Pesaro, da decenni monumento al degrado del nostro litorale. Ora però emergono nuovi scenari su una futura destinazione d'uso che andiamo ad approfondire in questo servizio. Villa Marina si trasformerà in una villa per anziani. I tempi purtroppo ancora non si conoscono, ma la decisione ormai è stata presa. I coproprietari dell'immobile, IMPS e Post Telegrafonici, sollecitati dal Comune per effettuare in tempi brevi un restyling della struttura, hanno programmato per il 27 febbraio a Pesaro un incontro in cui verrà presentato il progetto. Senior Housing è il nome che darà forma e funzionalità alla vecchia colonia di epoca fascista convertendola in un residence da 60 mini appartamenti e servizi sociosanitari per anziani over 65. Si tratta di un investimento complessivo di 16-17 milioni di euro dove ad essere recuperati non saranno solo gli 8.000 metri quadrati del complesso ma anche l'area sportiva adiacente. Nel piano di lavoro sono stati coinvolti anche due giovani pesaresi che da anni lavorano all'estero ai quali il comune di Pesaro in vista dell'appuntamento culturale del 2024 gli ha affidato l'incarico di decorare la facciata principale dell'immobile. Via dunque i teloni svolazzanti, che negli anni, assieme alla manutenzione periodica dei ponteggi, hanno visto ammontare i costi a più di 200.000 euro. Secondo il nuovo progetto, il volto di quasi 150 metri quadrati dell'ex colonia sarà abbellito da documenti e giornali dell'epoca rielaborati con foto d'archivio della Villa Marina, passata per guardare con ambizione a quella del futuro. Nicola Perugini e Tommaso Fiscaletti hanno le idee ben chiare per la proposta che vogliono fare alla loro città di origine presentando un progetto che possa arricchire di immagine e contenuto uno spazio che da fine anni 90 vive nel dimenticatoio di istituzioni e autorità. E dal lato opponente del mare di Pesaro ci spostiamo sul versante opposto, quello di Sottomonte, recentemente flagellato dalle mareggiate ma costretto ancora a rimanere in prolungata lista d'attesa per quello che riguarda gli interventi a protezione delle scogliere. Le ultime mareggiate hanno di nuovo messo l'accento sulla fragilità del litorale pesarese fra spiagge inghiottite, danni alle concessioni balneari e ciclabili invase da acqua e sabbia, soprattutto nel litorale sottomonte protetto da scogliere vetuste e poco funzionali. Un tema a scogliere particolarmente attenzionato dalla Regione Marche, che in questo inizio febbraio ha deliberato 40 milioni di euro di interventi, con importanti investimenti su Fano, così come è stato recentemente presentato l'ultimo intervento su Marotta. Pesaro, però, non è stata inclusa come priorità, eccezion fatta per 250 mila euro investiti su Castel di Mezzo. Lo ha sottolineato il consigliere regionale Andrea Biancani, evidenziando la vulnerabilità delle spiagge sottomonte. La Regione è a conoscenza della necessità di completare l'intervento di Sottomonte eh, per, per, per il quale erano necessari circa 400 mila euro. È dal 2020 che chiedo eh, questo, questo finanziamento, ma purtroppo c'è sempre stata una risposta negativa. Io ritengo che, che questo lavoro sia urgente: un lavoro che potrebbe, dovrebbe consentire una maggior sicurezza sia per gli operatori, ma soprattutto anche per la pista ciclabile che è pubblica. Ma purtroppo probabilmente prima dell'estate 2025 non sarà possibile intervenire. La regione infatti ha evidenziato che le risorse attualmente disponibili sono mh, legate alla nonetà 2025. Questo vuol dire che sia per l'inverno il prossimo inverno, cioè quello tra il 2023 e il 2024 per l'estate 2024 ma probabilmente anche per l'inverno 2025 sarà difficile riuscire eh, a, a, ad avviare i lavori in quanto i finanziamenti appunto sono finanziamenti che non, non prevedono la possibilità di intervenire né per il 2023 né per il 2024. Sul fronte maggioranza il consigliere regionale Nicola Baiocchi ha rimarcato l'intenzione di riperire fondi per Sottomonte su un piano scogliere che fin qui ha privilegiato l'ancor meno protetta costa meridionale della regione. Secondo il rapporto annuale di facile.it, il portale web di comparazione delle tariffe, una famiglia marchigiana nel 2022 ha speso il 108% in più per l'energia elettrica rispetto al 2021 e il 57% in più per il gas. La spesa media per l'energia elettrica nel 2022 si è attestata a 1366 euro, quella per il gas a 1463 euro. La provincia di Pesaro è quella in cui le famiglie hanno speso di più, circa 3.000 euro, con 1.397 euro per l'elettricità e 1.608 euro per il gas, rendendo così la provincia pesarese quella in cui si è speso di più per il riscaldamento. Ed è partito oggi da Fano un ciclo di incontri organizzati dalla Regione Marche per studiare le migliori strategie con le quali utilizzare i fondi comunitari e del PNRR da riversare sulla formazione al lavoro. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Fondi europei che regolarmente arrivano alle regioni italiane e vengono impiegati per la formazione, per diciamo, elevare la preparazione di chi è in cerca di lavoro o anche di chi già opera in un ambiente di lavoro, adeguandosi diciamo, a quelle che sono sempre nuove modalità di lavoro, perché il lavoro cambia continuamente e c'è continuamente bisogno di avere un adeguamento delle proprie conoscenze e delle proprie professionalità. Questo la Regione lo fa ovviamente. Da sempre, impegnando anche fondi importanti. Quest'anno, siccome c'è una nuova programmazione di sette anni che parte da questo anno, ecco io voglio ascoltare ed è oggi il primo incontro, ma lo faremo in tutta la regione voglio ascoltare tutte le associazioni di categoria, rappresentanti dei lavoratori, quindi anche il mondo sindacale, eccetera, per capire effettivamente quali sono le esigenze tendenziali che hanno le nostre imprese, che tipo di professionalità serve. E serviranno per poter rendere maggiormente operative e funzionali le attività sui nostri territori. Quando avremo fatto una sintesi complessiva su questo, avremo un'idea più precisa su come impiegare quei fondi, su come canalizzare diciamo, quelle risorse per fare corsi di formazione che possano, eh, diciamo così, sfornare, usiamo questo termine, dei lavoratori formati ma anche. Adatti ad inserirsi nel mondo del lavoro delle imprese di questi territori, secondo appunto le esigenze che queste imprese hanno. E vi sottolineiamo praticamente ogni sera come Pesaro nel 2024 sarà capitale della cultura, però va anche rimarcato che già dal 2017 la città vanta il titolo UNESCO di città creativa della musica. Cinque anni di creatività condensati in un report che il vice sindaco Daniele Vimini presenterà mercoledì prossimo in Svezia. Presentiamo eh, appunto il lavoro dei primi quattro anni, in realtà anche qualche cosa di più, di appartenenza e militanza di Pesaro alla rete eh, delle città creative UNESCO. C'è una diciamo, sorta di adempimento di un obbligo che eh, viene richiesto alle città proprio per confermare anche gli impegni che si sono assunti in sede di dossier con cui si è poi stati eh, nominati, noi abbiamo fatto ben volentieri avendo eh, adempiuto quelle che sono le linee principali richieste dall'UNESCO che erano anche gli impegni che abbiamo portato avanti in questi anni. In primo luogo quello di rafforzare e eh, contribuire a rafforzare la rete, no, avevamo dichiarato l'impegno verso i Balcani, l'abbiamo svolto con il rapporto con Sarajevo, con Novigrad, con Mostar e con eh, anche la ripresa dei contatti con, eh, con Ljubljana. E quello di sviluppare attività di networking con altre città del mondo, in particolar modo l'attività con Hamamatsu in Giappone, legata anche al nostro ponte di gemellaggio che abbiamo con Kakegawa nella stessa prefettura, con cui sono stati fatti concerti, scambi in diversi anni, prima che ovviamente il Covid rallentasse il tutto, e anche questo nuovo rapporto molto forte con la Corea del Sud attraverso la città di Daegu ci sono stati diversi scambi che hanno riguardato anche artisti del conservatorio, hanno riguardato musicisti, eh, diciamo che hanno potuto eh, conoscersi, dialogare e progettare anche nei periodi della, della, della pandemia. E che poi ha corrisposto anche all'invito nel novembre scorso, in cui un po' tutte le realtà culturali del paese ci sono state messe a disposizione per dialogare per la capitale 24, che, ovviamente, è un elemento di interesse forte. Ci sarà l'appuntamento annuale di tutte le città del mondo della musica UNESCO che si terrà in eh, Svezia, Nordképing, la, la prossima settimana. Lì saremo presenti un po' per ribadire questo ruolo, anche se non guida, comunque di forte protagonismo di Pesaro nella rete, per eh, rilanciare anche il tema del concorso di composizione eh, elettronica, musicale e eh, video che vede peraltro anche il Conservatorio Rossini Partner e la figura di... David Bonacchi come ideatore in un concorso dedicato a Eugenio Giordani, l'obiettivo del, del meeting del, in Svezia è quello di fare assegnare a Pesaro uno dei prossimi meeting, stiamo ragionando sul 2024-2025, preferiremo il 2025 anche come onda lunga diciamo, del consolidamento del lavoro sulla capitale e quindi diciamo, parliamo con questo spizio per poter ufficializzare, speriamo eh, che appunto, il prossimo meeting delle città UNESCO del 2025 si possa tenere più o meno in questo periodo dell'anno a Pesaro. Domani 10 di febbraio Pesaro onorerà il giorno del ricordo per rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre di Istriani Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. Alle 9.30 a Trebiantico ci sarà la deposizione della corona commemorativa al cippo del Parco degli Esuli Giuliano Dalmati. Celebrazioni che alle 10.30 si sposteranno nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale in un appuntamento organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con la prefettura, l'ufficio scolastico provinciale e la società pesarese di studi storici assieme alla comunità Giuliano Dalmata di Pesaro. E oggi anche sulla costa pesarese ha fatto capolino una timida spruzzata di neve rivelatasi più consistente nelle aree interne come quella di Urbino che vi mostriamo in alcune di queste immagini. Alle 14 di oggi è finita l'allerta neve della protezione civile, domani è previsto un lieve rialzo delle temperature. E Pesaro si prepara anche ad ospitare una delle corse d'auto d'epoca più suggestive del mondo. Il prossimo 14 giugno infatti la 1000 miglia 2023 sfilerà per le vie della città. Lo ha annunciato oggi il sindaco Ricci, che ha incontrato Giuseppe Cherubini e Ludovico Goffi dell'Ufficio Tecnico della Mille Miglia, accompagnati dalla direttrice Aci Pesaro Urbino Antonella Mati. La Mille Miglia 2023 si svolgerà dal 13 al 17 giugno e, come da tradizione, partirà e si chiuderà a Brescia. Le 400 auto d'epoca sfileranno a Pesaro nella mattinata della seconda giornata di corsa e effettueranno controllo timbro e controllo orario in piazza del Popolo e piazzale della Libertà e mancano 10 giorni al ritorno del Carnevale dei Ragazzi che domenica 19 febbraio alle 15 riporterà carri e maschere a sfilare per il centro di Pesaro dopo un biennio di stop. Al momento sono 11 le parrocchie e i gruppi che sfileranno con carri allegorici. Intanto sono anche in vendita in tutte le parrocchie pesaresi e nelle sedi dei gruppi scout i biglietti per la lotteria del Carnevale con 15 premi in palio che saranno estratti il prossimo 6 di marzo. Ed ora ci spostiamo a Gradara, dove il rinnovato Palazzo Rubini Vesin apre le sue porte ad una nuova stagione di mostre. Lo farà sabato 11 febbraio in una esposizione dedicata a Raffaello Schiaminossi, ovvero uno dei massimi acquafortisti e illustratori italiani tra 5 e 600. Una mostra che approfondiremo lunedì 13 febbraio alle 21.40 in uno speciale nel quale le nostre telecamere hanno potuto apprezzare l'anteprima della mostra e, e ve ne forniamo anche un assaggio in questo servizio. Amici e amici di Rossini TV, siamo a Gradara all'interno del Palazzo Rubini Vesin Marv, Museo d'arte Rubini-Vesin, come è la nuova denominazione, per la presentazione alla stampa di una mostra che si aprirà l'11 di febbraio per restare aperta fino al 21 maggio. È la mostra del, dell'incisore Raffaello Schiaminossi. Andremo a farvi conoscere di chi si tratta attraverso la viva voce dei protagonisti, degli allestitori, dei curatori, di tutti quelli che hanno contribuito. Abbiamo alla realizzazione di questa importantissima manifestazione per Gradara, per tutto il territorio e diremmo anche per tutta Italia. È una mostra che nasce dalla collaborazione, oltre che con collezionisti privati, anche con importanti istituti nazionali e internazionali, in particolare il Museo civico Piero della Francesca e il Comune di San Sepolcro, che l'hanno prodotta assieme con noi, e l'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Quindi si tratta veramente di una mostra di rango e di interesse europeo che arriva qui a Gradara riportando nelle marche un artista come Raffaello Schiaminossi che nasce a San Sepolcro ma che poi valica l'Appennino e che porta nelle marche alcune delle sue opere più importanti, in particolare le pale d'altare di Sant'Angelo in Vado. La mostra raccoglie più di 150 incisioni che rappresentano una gran parte del corpus prodotto da Raffaello Schiaminossi tra il 1600 e il 1620 circa illustrano tutte le caratteristiche e le tipologie della sua vastissima produzione che va eh, dai soggetti sacri ai soggetti di tema mistico alla rappresentazione del panorama naturale del paesaggio a, e questa è un po' la chicca, la parte più interessante della mostra la rappresentazione delle armi e degli spadaccini. Si tratta quindi di un artista del passato che però è anche un artista contemporaneo e che speriamo il pubblico di Gradara e delle Marche vorrà venire a scoprire in prima persona nelle sale del rinnovato Palazzo Rubini Vesini. Vedere finalmente questo palazzo che è nel cuore, sono storico di Gadara, nel cuore anche degli abitanti perché era sede comunale fino al 1992, è rinato e riportato così in, eh, in auge grazie a questo bellissimo, ottimo lavoro di riqualificazione portato avanti dall'architetto Bruno Mariotti e dall'allestimento dell'attuale mostra su Schia Minossi realizzato da Gadara Nova, e da Luca Baroni e dal suo presidente, eh, fa davvero bene al cuore e sono sicuro che diventerà un luogo di aggregazione, un luogo di produzione culturale e che farà bene sicuramente al turismo ma soprattutto quello a cui noi teniamo e anche che sia un, uh, un, abbia un riflesso positivo nella nostra comunità per inorgogliere ancora di più chi abita qui a Gradare e dire abbiamo anche un museo all'altezza dei più prestigiosi musei d'Italia. E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport e in particolare con il calcio a 5 perché già vigilia di partita, domani sera infatti al Palafiera, l'Ital Service torna in campo in un delicato scontro contro Pomezia. Continua il delicato febbraio dell'Ital Service. Un mese inaugurato con la sconfitta a testa alta di Napoli, casa della capolista, in cui i pesaresi hanno messo il muso avanti due volte con Murillo Schiocchetta e Pires prima di cedere alla forza della leader del torneo che ha vinto per 5-2. Una sconfitta che ha riportato Pesaro dentro la zona play-out. Per uscirne in fretta bisogna tornare a vincere. Un'impresa non semplice nell'immediato contro il prossimo avversario, Fortitudo Pomezia, che ha 6 punti in più dei pesaresi e che al contempo non perde da cinque gare. L'appuntamento al Palafiera venerdì 10 febbraio alle 20.30 con coach Colini che punta a recuperare più pedine in organico, a cominciare da De Oliveira per aver ragione di Pomezia che è anche la squadra più abbonata al pareggio del campionato. Ben sette i pari, vedi l'ultimo 3-3 col d'Osson, vedi il 3-3 con l'Ital Service all'andata. Toni Dandele e compagni vogliono tornare a vincere per presentarsi nelle migliori condizioni ai quarti di finale di Coppa Italia. Il sorteggio, infatti, spedirà Pesaro in casa del Petrarca Padova martedì 14 febbraio per inseguire un posto nella Final Four del trofeo. Dal calcio 5 al basket riprenderà sabato alle 18 da Umbertide la Marcia al Vertice dell'Ital Service Loreto Basket che dopo aver riposato nell'ultimo turno se la vedrà con gli Umbri del Club Fratta. E sarà lo sport anche a caratterizzare la nostra prima serata di questa sera alle 21.20. Infatti, torna l'appuntamento del giovedì. Con Insieme a canestro. Nel salotto del nostro Marco Cadedu, gli ospiti di questa sera saranno il direttore sportivo della VL Stefano Cioppi e il presidente di ASPES SPA Luca Pieri. Vi ricordiamo, come sempre, la possibilità di interagire in diretta con il nostro Marco e con i nostri ospiti al numero Whatsapp che vedete in grafica 370 366 7210. Come detto, appuntamento alle 21.20 e poi ci sono le repliche che vedete in grafica da domani fino a domenica. E poi domattina, come sempre, torna l'informazione di Buongiorno Rossini, il nostro spazio che vi trasmettiamo sempre in diretta alle 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato. Si chiude qui invece questa nostra edizione del telegiornale Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.